Bentornati sul canale Carissimi Amici, e qui parte la sfida figurine animali. Come sempre sappiamo che parliamo apertamente, Amici Cucciolotti la fa da padrone alla grande, ma Panini non demorde e tutti gli anni ci riprova con la costanza che ha una grande azienda come la Panini e cerca di proporci qualche cosa di diverso appunto dagli Amici Cucciolotti, che sono un po' specifici, poi con cuccioli. Gialli, rossi, verdi, fluo, tutti gli animali più colorati della terra. E tenta quindi di trovare qualcosa di diverso per attaccare direttamente gli Amici Cucciolotti e vincere la battaglia delle figurine. Vediamo se quest'anno come sono messi. Pericolo in agguato. Bello! Allora, dall'album si capisce, non si capisce la potenzialità di un album. Servono ovviamente le figurine. Per il momento è carino, basico, con delle varianti sicuramente. Vediamo che qua già ci sono dei luoghi in cui attaccare delle varianti. Come si cambia, quindi diviso per argomento, diciamo che sono argomenti trattati in maniera un pochettino più seria. Qua abbiamo un poster centrale, che l'ultima volta che ho aperto un poster ho fatto dei danni che la metà bastano. Comunque vediamo se riesco. Intanto tu ti sento che apri, non far finta. Mannaggia. È bellissimo, sembra molto bello, devo dire. Cioè, mi piace come che è colorato in questi colori molto pastello. Allora, bioluminescenza, io mi aspetto che le figurine brillino al buio. Anch'io. Sarebbe una bella svolta. Con le cicale, perché comunque le figurine speciali sono quelle che pagano. Aiuto, stavo cadendo. Andiamo avanti, qui abbiamo le bianche meraviglie, il bianco e nero, quindi è basato fondamentalmente sui colori, cambio di stagione, quando l'aria si colora. Quando il mare si colora. Hai visto che bello che è fatto tutto con questi colori pastello? Sì. Sì. Molto belli, uno mi piace. Mille becchi, occhi veri, occhi fitti. Un'altra ne è aperta. No, ma va, ma secondo te? Secondo te io faccio queste cose? L'apparenza inganna, insomma, hanno preso un po' di tutto e di più. In fondo una super paginona centrale. Andiamo a vedere le figurine come sono. Ne apro una anch'io perché io ho sempre collezionato no, anche aspetta, da ragazzo aspetta. Le figurine. Non ne apro una, me ne dà la Sara. Qui abbiamo un ma... pesce palla, direi. Ho trovato lo stesso qua, doppio. Nelly però... starter pack, dobbiamo stare più attenti. Raga, però guardate. Che belle. Allora, carine. Queste sono da staccare, hanno il cerchio, quindi sono delle varianti. Una farfalla. Questa e poi un uccellino. Qui abbiamo anche questa, anch'io. Con bellissimo. E la decorazione centrale. Cioè, guardate esterna. Che bello, è un granchio. Questa è molto bella come foto. E questa è un composite gigantesco. Però una l'apro anch'io. L'apro anch'io. Cosa hai trovato? Vediamo se anch'io trovo una specie. Ma scusa, fammi vedere un attimo una cosa. Ho visto delle cose che tu non puoi neanche nuovo. Immaginare. Che io. Cioè, allora, intanto andiamo a vedere che ci sono le cangianti. Guarda che bei colori che hanno il covaleno, e a me piacciono molto. Classica scimmia, un animale un po' strano. E qui abbiamo un. Tieni. Boa. Qui un altro, un serpente corallo. Un insetto stecco, raga. Noi li abbiamo avuti, gli sì, insetti proprio quelli, stecchi. Proprio quelli, sì, sì, è vero. Avete ancora? Vedi, un qualcosa. Un qualcosa di bello, pua. Un qualcosa di non meno bello, ma bello lo stesso. Super farfalla bella. E questo è aspetta un attimo. Io aspetto. E cosa dico ai nostri amici? Non lo so. Vabbè. Che devo andare a prendere una cosa che arriva. Allora, siccome conosco mia figlia, sicuramente ha trovato una di quelle che potrebbero essere luminescenti al buio, brillare al buio, e quindi è andata a prendere la luce aggiuntiva per spingere sulla luminescenza, sulla fosforescenza della figurina, a vedere se per caso si illumina. Ora vedremo quando torna se ho detto giusto o sbagliato. Ma sta cercando ancora la torcia in giro per il mondo. Non la trovo. Eccole qua, e infatti che cosa hai trovato? Cosa? Sì, infatti avevo proprio detto questo ai nostri carissimi amici. Facci vedere le special, dai, poi arriviamo allora. Al clou. Questa è una di quelle che brillano, guardate che bel riflesso, complimenti, Panini, bella, questa è molto bella. Un'altra di questo tipo, con questa tipologia questa, molto raga, è meravigliosa. Bella.
Questa è bella perché è anche bella la farfalla e tutto, e adesso avete visto quella luce, quel flash accendersi, perché la Sara sta caricando sicuramente una figurina, che non vedremo perché è tutto acceso qui, sarà difficile vedere. Spegniamo intanto. Spegniamo Spegniamo intanto. le luci. Tiriamo giù tutto. Ma basta creare un po' di... un pochino, cioè, ma non possiamo, è pieno giorno, come facciamo? Per questo c'è Dal vivo potete sentire i rumori delle tapparelle di casa nostra che vanno giù. La Sara spegne, siamo completamente al buio. Si intravede un pochettino, adesso è apparso un pochettino. Se vieni qui, ci dai una mano, ci fai vedere. Aspetta un attimo Ma che sei si deve. sicura che brilla? Sì, si deve caricare ancora un attimo. Credo che sia sufficiente. Vai, devi spegnere la Ah, luce. aspetta. Eh sì, decisamente brilla. E io non posso altro che fare i complimenti. Spara ancora un po' di luce. Aspetta, Spegni? aspetta, che non trovo. Dov'è? Ora non vedo più niente io. Eh sì, decisamente brilla ed è Bellissimo! molto molto bella questa cosa. Bella, quindi ecco il poster centrale. Eccoci, torniamo alla luce. Con questo piacevolissimo rumore, se anche non le sradichi da casa nostra, la gatta ci guarda, vuol dire perché avete tirato giù. Ora vediamola così, dal vivo, senza buio. Bella, questa va sul poster centrale, quindi crea un poster unico, tutto che brilla. E qui devo fare i complimenti alla Panini perché questa è un'ottima idea, un'ottima iniziativa. Ma sappiamo che la Panini punta parecchio e sa fare le cose bene, quindi probabilmente qualche altro pacchetto lo apriremo e quindi vedremo insieme qualche altro pacchetto. Ecco. Voi lo farete? Vi sono piaciute? Ne avete Devo prese? dire bellissimo, soprattutto questa con la farfalla e quella che si illumina al buio. Fateci sapere. Io vi ricordo Belle. di iscrivervi al canale, metto che... Ah, questo costava 4 euro, lo Ma sapete qua. sai da cosa l'ho capito che dov'è quella che si illumina al buio? Era lì. L'abbiamo persa. Aiuto, dov'è Com'è quella che si illumina possibile al che... buio? Ma era qui. Eccola qua. Perché è ruvida. Sì. Perché ci sono i bordini ruvidi. E quindi, dicevo, iscrivetevi al canale, mettete un like Ma poi così è mi anche bella, vedete. proprio bella, Ma io ce fatta la faccio a bene. chiudere un video, cioè nel momento Ma in cui io intendo che è io sto proprio chiudendo il fatta video, tu devi bene. seguirmi e dire Non solo ok. perché si illumina al buio, ma è fatta proprio bene, nel senso il Sì, è anche disegno. carino, molto particolare. Quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video. E come sempre, Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!